Salve ragazzuoli, allora continuiamo il gameplay di Larry e andiamo a cercare di sedurre quella che è la coprotagonista di questo episodio. Ho notato nei gameplay che abbiamo fatto fino adesso che sembra questo gioco sicuramente ha una trama molto meno elaborata dell'episodio precedente, però sembra un po' un ritorno alle origini, no? In cui non c'è una trama vera e propria, ma c'è semplicemente il nostro Larry che va in giro e cerca di rimorchiare ragazze. È un po' simboleggiato dal fatto che lui, dopo essere stato licenziato, entra dentro la cabina telefonica e come Clark Kent diventa Superman e dice è tornato, Larry è tornato. E difatti sembra riportare un po' alla mente le ambientazioni del primo gioco. Difatti, finora quello che è successo è stato semplicemente cercare di trovare qual è il modo di sedurre diverse ragazze. Ognuna finora ha avuto il suo trigger, no? La cosa che la faceva sciogliere. Per Tuani è stato la carta di credito perché era una appassionata di shopping. Per Cherry era il contratto della terra, insomma, la proprietà della terra per costruire la sua fattoria. Per quanto riguarda Susie, era vederci in abiti femminili. Per quanto riguarda Bambi, invece, è stato vederci tutti quanti palestrati, belli puliti e profumati. Questo era quello che interessava a Bambi. Ok, adesso usciamo da Fat City, ovvero la spa di questo resort. E adesso torniamo dove c'era lo strip club. Qui vedete che c'è una caverna sulla sinistra. Entriamo dentro questa caverna. C'è questa caverna a strapiombo sul mare. Diamo un'occhiata. Ti trovi in una piccola apertura sul lato del vulcano, al di sopra del sentiero sulla tua sinistra. Sulla distanza puoi vedere la laguna di Non Tonight. Ok, qui ci sono delle orchidee. Allora facciamo get orchids. Ok. Bisogna fare attenzione a non andare troppo in su perché se no si cade. Get orchids. Ecco fatto. Abbiamo trovato delle bellissime orchidee. Infatti, se andiamo sul nostro inventario, abbiamo alcune orchidee. Ok, usciamo da questa caverna. Non c'è nient'altro che ci interessa qua dentro. Torniamo giù. E torniamo all'hotel Casino. Siamo qua sotto. Questa volta invece di andare a sinistra andiamo a destra. Passiamo sopra al casinò, sotto vediamo i tavoli da gioco. Vediamo qui che c'è. Ok, insomma c'è un grande piano. Se seduto di fronte a te,
si trova nient'altro che la regina della tastiera, una irresistibile pianista, strumentalista degli avori, la sultana of the Steinway, la bambola di Bösendorfer, credo siano marche di pianoforti, Passionate Patti. Quindi finalmente abbiamo trovato Passionate Patti, ma mi pare che al tavolo, al bancone è anche seduto Elvis. Talk to Elvis. Non vuole essere disturbato. Ok. Prima di parlare con Patti, seguendo le istruzioni che stanno sul manuale, possiamo intrecciare le orchidee per ottenere una collana di fiori. Orchids. You can do that now. Weave orchids. Le intrecciamo per fare un lei, ovvero una collana di fiori. Infatti sono nel nostro inventario, qui vediamo che c'è. A tutti non piace qualcosa, ma a nessuno non piace una collana di fiori, un lei. Ok, sediamoci qua. Ok, look at the girl. Salve bellezza, dice la pianista. Il mio nome è Larry Laffer. E salute a te Larry, risponde Passionate Patti. Sono la ragazza dei tuoi sogni, Passionate Patti. Oh, bellissima, vedete adesso è mora. Talk to girl. Dico sempre che non sono gli uomini nella tua vita che contano, ma è la vita che è nei tuoi uomini. Ok, adesso noi per conquistarla dobbiamo dimostrarle che siamo single e quindi le diamo il l'atto di divorzio. Decree. No, give decree. Guarda Patti, ce l'ho fatta, il mio divorzio è stato finalizzato. Ecco, guarda, incorniciala e montala sopra il tuo piano. E lei sembra molto contenta. Congratulations Larry, ho mai detto che quanto ami gli uomini single? Improvvisamente sei diventato molto più interessante. Dovremmo fare qualche cosa insieme. Adesso per aumentare il nostro fascino nei suoi confronti, le doniamo la collana che abbiamo appena fatto. Give lei. Patti, indossa il mio lei stasera per me da soli. Wow. Oh Larry, grazie, sei molto affascinante. Sono pronta. Cosa vorresti fare? E adesso le possiamo dire o di andare nella sua suite, oppure possiamo dirle semplicemente di fare l'amore, la stessa cosa. E quindi scriviamo penthouse. Sì, vivo in una penthouse. Allora, scriviamo make love. Ok, lei sembra molto contenta. Oh beh, che diamine, si sta facendo tardi. Sono pronta a concludere la mia serata e sembri meglio ogni minuto che passa. Sicuro, andiamo. Ecco Larry, questa è la chiave della mia suite. Entrerò uscirò e utilizzerò l'ascensore di servizio. Aspetta qualche minuto prima di venire su, mentre mi metto qualcosa di più comodo, come per esempio i tuoi fiori. Wow. E ricorda Larry, io non voglio mai fare l'amore con un uomo senza aver bevuto qualcosa prima, senza offese. Vabbè, ok. A questo punto noi non ci siamo offesi, chiaramente. Basta rimediare del vino.
Vediamo se nel nostro inventario c'è la chiave, sì. Spero che questa chiave mi aprirà più della porta dell'ascensore. Ok. Ok, ad questo punto possiamo uscire. Tanto il resto ne è andato. Oh mamma mia. Usciamo da di qua. Andiamo in un altro posto dove non siamo andati finora, ovvero un altro di quegli di quelle attività che erano menzionate nel volantino, ovvero il cabaret, insomma, dove si esibiscono i comici. Allora, dobbiamo andare di qua. E andare al club Chip and Dale, ovvero lo strip club. Qua. Il locale del comedy club è questo qua. Infatti, se diciamo look, ti trovi di fronte al famosissimo Comedy Hut, fast food e comedy club. Il fast food dei comedy club. Sembra aperto. Ok, entriamo dentro il comedy club. Eccoci qua. Diamo un'occhiata. Ok, la prima cosa da fare è prendere questa bottiglia di vino. Che ci tornerà utile con Patti, che ci ha detto che ha bisogno di una bottiglia di vino. Qui a questo tavolo vediamo che ci sono delle persone sedute che hanno un aspetto familiare. Uno di questi in realtà è Allo, il programmatore e creatore del gioco, che sta cercando di fare una discussione con Bill Skirvin. Quindi proviamo a parlarci. Talk to all. Cosa gli vuoi dire? Hello. E Allo comincia a parlare e dice: ho un'idea, che ne pensi se tu ed io siamo seduti nel comedy club e facciamo in modo che Larry venga da noi e ci dica qualcosa come hello, che è quello che gli abbiamo appena scritto. Hello, dice Bill, sei pazzo? Neanche per sogno, è così stupido, Larry non direbbe mai una cosa del genere. Ok. E Allo risponde: già, immagino che tu abbia ragione. Non è una buona idea, leviamoci di qua. E scompaiono, vengono tolti dalla sceneggiatura. Ok, un'altra cosa da fare adesso è sederci qui e guardare tutto lo spettacolo la routine del stand-up comedian di questo comico, perché non è obbligatorio, ma ci farà fare dei punti. E ora, signore e signori, il famosissimo Comedy Hut è lieto di presentarvi una leggenda nella sua mente, Paul Paul. Ed ecco che esce Paul Paul. Vediamo che dice. Buonasera a tutti, signore e signori e signore e germi, dice Paul. Ok, adesso stasera proveremo qualcosa di diverso. Ditemi il nome dei vostri tre preferiti gruppi etnici. Non importa quali scegliate, ho abbastanza battute per insultare chiunque. Quindi adesso noi dobbiamo scrivere tre gruppi etnici per fare questo umorismo anni 80, anni 90, un po' razzista, in cui si prendono in giro questi gruppi etnici. Naturalmente il primo gruppo sarà Italian. Il secondo gruppo, diciamo che sono i messicani. E il terzo gruppo, diciamo che sono gli asiatici. Grazie. E vediamo che cosa dirà di così orribile. Sapete di quanto siano pigri gli uomini? La sapete quella dell'uomo messicano che era così pigro? Che ha sposato una donna incinta.
per non dover nemmeno fare la fatica di metterla in città. Ok. Sapete come fare a mettere 25 italiani in una cabina telefonica? Tirateci dentro un dollaro. Sì. Ho già appena imparato la differenza fra il sesso orale e il sushi. È il riso. Non ho capito, forse perché è molto costoso. Questa non l'ho capita. Perché l'asiatico pervertito ha attraversato la strada? Perché era incastrato nel retro della gallina. Okay. Un uomo messicano sta parlando con un uomo italiano e diceva: sono così sfortunato. E l'uomo italiano chiede: davvero? Cosa te lo fa dire? La scorsa notte la bella ragazza Gobba è venuta da me e dopo che le ho comprati i fiori dopo che ho comprato i fiori, scavato la fossa e stood me up, non so che cosa voglio dire, forse mi ha scaricato, e dopo aver comprato i fiori, scavato la fossa e tutto. Ah, quindi probabilmente l'ha uccisa e l'ha seppellita, non ho capito. Un uomo asiatico entra in un bar con un maiale sotto braccio. Il barista dice: lo hai vinto a una lotteria? E il maiale risponde: sì. Una volta, quando ero teenager, mi sono fermato in un drugstore per comprare alcuni di questi oggetti necessari. Immagino che intende preservativi. E ho detto al farmacista: datemi una dozzina, ho un appuntamento focoso stasera con The School Tramp, la bella della scuola. Quando sono arrivato a casa sua, sua madre ha insistito che rimanessi a cena. Mi sono offerto di dire la preghiera, ho pregato, quando ho finito la ragazza si è... sporta verso di me e mi ha detto: Paul, non avevo idea che tu fossi così religioso. E io ho risposto: io non avevo idea che tuo padre fosse un farmacista. Ok. Sapete chi ha vinto il concorso di bellezza asiatico? Nessuno. C'erano tre tipi che hanno fatto un naufragio su un'isola deserta. L'uomo messicano trova la lampada di Aladino sepolta nella sabbia e dice: vorrei che fossimo a casa e vorrei essere a casa, e scompare. L'uomo italiano prende la lampada e dice: vorrei essere a casa anch'io, uff, e scompare, lasciando l'uomo asiatico con la lampada. E l'uomo asiatico dice: adesso davvero solitario qui, vorrei che non se ne fossero andati. La sapete quella dello sfortunato tizio americano? Ha fatto divorzio perché viveva in una casa a due piani. Un piano, ok. Qui c'è un gioco di parole tra piano e story, quindi si può dire sia piano che storia, ok? Una storia era: non sono del numero adatto, e l'altra storia era: ho il mal di testa, ok? Mia moglie è così brutta. Che uno spione ha vomitato sul nostro davanzale, una cosa del genere, ok? Un guardone ha vomitato sul nostro davanzale. Ieri sono andato al reparto carne in quel nuovo supermarket di cannibali che si trova vicino al centro commerciale di Non Tonight.
facevano una vendita speciale di cervelli umani. Ok, il cervello messicano costava 4,99 alla libra, il cervello italiano costava 6,99 e il cervello asiatico costava 39 alla libra. Ho chiesto al macellaio: se il cervello messicano è 4,99 e quello italiano è 6,99, come può quello asiatico essere 39 dollari? E lui ha risposto: lo sai quanti asiatici abbiamo dovuto ammazzare per far mettere insieme una libra di cervello? Che stupidaggi. Questo razzismo mi fa ridere il cuore. Sai come si fa a riconoscere una vergine italiana? È quella che può correre più veloce dei suoi fratelli. Una coppia anziana stava finendo il loro esame fisico, come si dice, la loro visita medica annuale. Il dottore disse che erano in perfetta salute. La moglie ha detto: ma dottore, cosa possiamo fare? Ho paura che potremmo prendere l'AIDS. Il dottore ha risposto: non preoccupatevi, non c'è modo che poi possiate trovarvi in un gruppo ad alto rischio. Ma dottore, risponde lei, noi facciamo sesso annuale. Ok, una volta l'anno. Sapete qual è la cosa migliore di dormire da soli? Puoi fare sesso tutte le volte che vuoi. Ok. Un uomo asiatico era così stupido che studiava tutto il weekend per passare il suo test delle urine. Ok. Qual è la differenza fra due terroristi e due donne italiane con la sindrome premestruale? Puoi negoziare con i terroristi. Stupidaggi. Un uomo si lamentava con il suo dottore: dottore, mia moglie ha perso tutto il qualsiasi interesse nel sesso. Il dottore risponde: non aggiunga altro, vecchio mio, ho proprio quello che volete. Mettete una di queste, fatele ingoiare una di queste pillole e state indietro. Quella notte l'uomo mise un paio di queste pillole nel bicchiere di vino di sua moglie e pensò: se queste pillole sono così efficaci, forse ne dovrei prendere un paio anch'io. Non successe niente, la serata passò senza nessun evento e entrambi andarono a letto. Circa all'una la moglie improvvisamente si svegliò e disse: voglio un uomo. E l'uomo si svegliò e disse: anch'io. Vabbè, ok. Un uomo italiano chiamò la sua moglie e disse: tesoro, sono in ufficio del dottore, ho finito i miei esami e lui dice che ho solo 12 ore da vivere. E la moglie rispose: oh tesoro, è terribile, cosa dovremmo fare? E l'uomo disse: pensavo che stasera potremmo fare un'uscita di scena alla grande, una cena romantica, andare allo spettacolo, ballare, fare tutto e andare in una stanza d'hotel e fare l'amore tutta la notte. E la moglie rispose: è facile per te da dire, non hai niente da fare domattina. Una volta avevo una insomma stavo insieme con una ragazza eschimese sfortunatamente l'ha rotta. Non l'ho capito. Ti ho detto, vi ho raccontato quella dell'uomo asiatico che stava insomma facendo roba con la sua sister-in-law, credo che sia la cognata. Insomma, era veramente innamorato di suo fratello, una cosa del genere. Perché la gallina ha attraversato il campo da basket? Ha sentito che l'arbitro stava fischiando fallo.
credo che ci sia un gioco di parola che però non ho colto. Sapete, oh, di nuovo tutente, sapete come distinguere lo sposo a un matrimonio asiatico? È quello che sta è quello con la maglietta da bowling pulita. Ok. Sapete come fanno il censimento nel vicinato messicano? È facile. Allagano gli scantinati. Ok. Non ho capito. Sapete qual è la differenza fra un cane morto e un asiatico morto che giacciono nel mezzo di una strada? Di fronte al cane morto ci sono i segni della frenata. Ok. Sapete quella dell'uomo italiano che ha vinto una medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi? Yedit Bronzed. Non ho capito che vuol dire. L'ha fatta ricoprire di bronzo, non ho capito. Un uomo di 70 anni si trova nell'ufficio del dottore e piangeva senza controllo. Dottore, dovete aiutarmi. Mi sono sposato con una donna di 21 anni, bellissima. Ma tutto quello che vuole fare tutto il giorno è fare sesso con me. Il dottore dice: ah, che problemi, perché volete il mio aiuto? Non ricordo dove vivo. Sapete la cosa peggiore di essere ateo? Non hai nessuno con cui parlare quando stai facendo un quando stai avendo un orgasmo. Ok. Una volta la squadra di football italiana ha giocato con la squadra di football messicana. Alla fine del terzo quarto il punteggio era in parità. Niente, 0-0. In quel momento è passato un treno. Il team italiano ha sentito il fischio, ha pensato che il gioco fosse finito e è andato a casa. Sei azioni dopo il team messicano è riuscito a fare un punto. Ok, vabbè. Avete provato quel nuovo ristorante ebreo-giapponese? È chiamato Susumi. Ok, quindi deve essere un gioco di parole con sashimi e qualche parola ebraica che non conosco. Sapete come rompere il dito di un uomo asiatico? Colpitelo sul naso, perché si mettono le dita nel naso probabilmente. Una donna italiana, mentre tornava a casa dal mercato, stava portando con sé un'anatra quando un ubriaco le si è avvicinato e ha detto: ehi, dove hai preso quel maiale? E la donna ha risposto: stupido ubriaco, non è un maiale, è un'anatra. E l'ubriaco ha detto: zitta italiana, stavo parlando con l'anatra. Vabbè, è come quella di prima. Un giovane taglialegna ha avuto un terribile incidente con la sua motosega ed andò all'ufficio del dottore per farti mettere i punti. Mentre il dottore cominciava a mettere l'anestetico, a somministrare l'anestetico, la taglialegna cominciò a ridere. Dottore, non ho bisogno di nessun anestetico per una ferita piccola come questa. E il dottore disse: figliolo, farà molto male, sei sicuro? Ma certo che sono sicuro, disse il taglialegna. Durante la mia vita ho sentito dolore solo due volte. Una quando ho fatto la cacca nei boschi e i miei testicoli sono stati sono finiti in una trappola da orsi. Il dottore disse: mio Dio, ma è terribile, qual è stata la seconda volta? Quando ho raggiunto la fine della catena. Non l'ho capito.
avanti per un'ora. Sapete perché gli stadi asiatici hanno l'erba artificiale? Per evitare che le cheerleader grazing during halftime. Non so che cosa voglia dire. Sapete dove una famiglia asiatica nasconde i soldi? Sotto il sapone. Ah, perché tanto non lo usano, ok. Sapete qual è il lavoro più pericoloso in un vicinato messicano? Ok, riding shotgun on the garbage truck. Non so che cosa voglia dire. Cavalcare un fucile sul camion dei rifiuti. Non so, non l'ho capita. Sapete come riconoscere la sposa a un matrimonio asiatico? È quella che ha i peli delle ascelle, che ha le trecce e i peli delle ascelle. Ok, non mi interessa. Cos'è due ore di implorare? Ah, ok, i preliminari asiatici, ok. Mia moglie mi ha comprato un nuovo materasso d'acqua. Lo chiamano il Mar Morto. Come fa a distinguere il pirata asiatico? Indossa una benda per l'occhio su entrambi gli occhi, ok. Sai perché il tipo messicano rubava tutte quelle macchine della polizia ultimamente? Hanno visto 911 e hanno pensato che erano Porsche 911, ok. 911 è il 113 americano, ok. Come riesci ad affondare la nave da guerra italiana? La metti in acqua. Ne ha tantissime. 6 mesi fa mia moglie hanno rubato la carta di credito. Stasera ho scoperto che questo ragazzo italiano l'aveva presa, ma non lo denuncerò perché spende molto meno per mese di mia moglie. Ok. E ora, dato che siete stati molto pazienti, farò la mia famosa imitazione di un'anatra. È così. Ok, diciamo che è la parte migliore. E quindi abbiamo guadagnato, ci siamo sudati, diciamo, questi 100 punti per essere stati ad ascoltare tutte queste squallide battute. Signore e signore, Paul, ok, e se ne va. Ok, adesso ce ne possiamo andare. Torniamo all'hotel dove ci sta aspettando Patty. E ce ne andiamo di qua. Certo, è strano vedere Larry senza la pancia, però vabbè. Ok, l'ingresso alle camere dell'hotel dovrebbe essere qua, sì, esatto. Il concierge, ti trovi nella lobby del casino hotel, c'è il commesso, ok. Premiamo il bottone, push button, e andiamo al piano del...
della penthouse. Vediamo un po'. È un elevato. Ok, giustamente. Adesso penso che dobbiamo usare la chiave. C'è una chiave nel quale inserire la chiave. Ok. No, non voglio uscire. No. Use button. Allora, push button. È già al piano. Ok. Adesso dobbiamo dire use key in lock. Use key in lock. Tu, quale piano dovrebbe essere il numero 9? Inserisci la chiave dell'attico di Patty nella chiave d'accesso, nella serratura d'accesso del nono piano, e ci metti dentro anche un quarto di dollari. No, gli dai un quarto di giro a destra. Sia te che l'ascensore cominciate a salire, ok? Dovrebbe essere l'ultimo piano, se penthouse credo che voglia dire l'attico, quindi dovrebbe essere all'ultimo piano. Ecco qua, ed eccoci arrivati da Patty. Vedo che mi sono ricordato di portare il vino, dici. Ah, e io mi sono ricordato di indossare la collana di fiori. Ok, stai indossando solo la collana di fiori. Wow. Diamo un'occhiata. Passionate Patty. Ah, ok, la suite di Passionate Patty è bellissima. Va bene. E adesso andiamo qui e versiamo il vino. Pour wine. Metti la bottiglia di vino sul vassoio d'argento. Tra i due bicchieri che Patty ha tirato fuori per l'occasione. Versiamo il vino. Forse dovrei spiegarti. Ho una insomma, di solito non finisco quello che comincio. Comincio a dire. Patty dice qualcosa sicuramente succederà. Ti andrebbe un bicchiere di vino? Pensavo che non me l'avresti mai chiesto. Versiamo il vino. Dimmi quando basta. Ah, dimmi quando. E lei ha risposto dopo questo drink. Ok. Versi il vino. Vi bevete entrambi il vino. Questa musichetta sexy. Bevono il vino. Come hai cominciato a suonare? Sta zitto, Larry. Non vuole fare conversazione. Oh, Patty. Oh, Larry. Forse Larry ha trovato finalmente il vero amore? Dove ha imparato a baciare così? Beh, quando ero giovane suonavo la tromba in una band di mariachi, ok? Ok. Oh, Larry. Oh, ah.
Oh, ah. Larry, sei il primo uomo che mi hai fatto sentire così. Dove hai imparato a fare questo? E questo? Oh sì, questo, ancora, ancora. Larry c'è da dentro. Bene, bene, Larry, forse hai imparato da Kalalau più di quanto credessi. Che dobbiamo fare? Ah no, è la temperatura corporea dei due corpi che sale. Oh sì, Larry, fantastico. Non sapevo che i tuoi pettorali potessero pulsare così. Ecco finalmente i pettorali pulsanti. La temperatura sale. Ironico, di tutte le uomini donne che conosco, questa che ho conosciuto, questa suonatrice di piano è la migliore. E lei pensa, ironico, di tutti gli uomini che ho conosciuto, questo idiota sembra essere il migliore. Simultaneamente mormorate nell'orecchio dell'altro. Non ho mai pensato che potesse essere così bello. La temperatura raggiunge il culmine e... Sì! E la temperatura si abbassa ed è tutto finito. Mentre Patty comincia a dormire, realizzi. Ok, vabbè, non sono riuscito a leggere. Comunque, vi addormentate placidamente nel letto e lei ricomincia a segnare la donna dei miei sogni. E Patty sogna l'uomo dei miei sogni. Entrambi sognate, sono innamorato. Non ci saranno altre donne per me. Mi piace. Ok. Vorrei non aver smesso di fumare. Ok. Ho cominciato a dormire. Ok. Ok, da ora in poi sarò di Larry Laffer. Domani devo chiamare il mio fidanzato e dirgli che lo lascio, che la nostra relazione è finita. Mentre si addormenta pensando come... ok, va bene. Però durante il sonno ha detto Arnold. Cosa ha detto Arnold? Arnold? Oh no! Pensavo che provasse qualcosa per me, ma adesso lo so. Durante la migliore esperienza sessuale della mia vita stavo pensando a un altro uomo. Come sono stato stupido, dovrei aver imparato. Ok, insomma, lui pensa che lei sia ancora innamorata di Arnold. Sono stato un idiota a credere che questo nuovo corpo avrebbe fatto la differenza. Niente fa la differenza. Se sei un perdente lo sei per sempre. Il povero Larry crede che... basta così, basta con le donne, non ne valgono la pena. Ok, e quindi Larry decide di andarsene. Si riveste e se ne va, credendo che Patty sia ancora innamorata del suo ex fidanzato Arnold. Patty si gira, ci cerca nel letto, ma non ci trova. Dov'è finito? Se n'è andato, cosa è successo? Dove potrebbe essere? Oh no, finalmente ho incontrato l'uomo dei miei sogni e scompare. Cosa farò? Dove si trova? Dov'è? È la povera Patty, guarda, il panorama.
Se n'è andato. Dove potrebbe essere andato a quest'ora di notte? Perché se n'è andato? Sono cieca. Come ha fatto ad andarsene mentre dormiva? Cos'è laggiù in distanza? Cos'è stato quel lampo di poliestere bianco? Probabilmente è l'abito di Larry. Guardando nel binocolo, probabilmente riusciamo a intravedere Larry che cammina sulla scogliera. Ma dove sta andando? Non c'è niente da quella parte se non quella foresta di bambù non segnata sulle mappe. Se n'è andato. Ma doveva essere Larry. I suoi pettorali pulsanti sono riconoscibili ovunque. Improvvisamente tutto mi sembra molto ovvio. Così semplice. Devo ritrovare il mio uomo. Adesso il mio scopo è quello di ritrovare Larry Laffer. E quindi da questo punto in poi noi comandiamo Patty e il nostro scopo nella parte finale del gioco sarà quello di ritrovare Larry. Allora, salvo. E per questo video ci possiamo fermare qua. Nel prossimo video probabilmente riusciremo a finire il gioco in uno o due video ancora e vedremo qual è la conclusione della terza avventura di Larry e Patty. È stato molto divertente, ci vediamo alla prossima, ciao!